Salve amici del canale, è un po' che non ci sentiamo, eh? È stato un po' un periodo di tante cose da mettere a punto per me. Vabbè, comunque sia, come vedete ho qui di fronte a me dei disegni, degli schizzi fatti sempre in maniera molto rapida, come dovrebbero essere appunto gli schizzi, e servono proprio per questo, per fermare un'idea, un pensiero. Questo è un disegno fatto al mare, vedendo una persona che prendeva un po' di fresco sotto una pergola. E ho tratto dei rapidi segni. Questo poi ne faremo eventualmente un qualche cosa insieme. Questo invece è un disegno che ho fatto nel mio giardino. Qui c'è una pianta grassa, insomma, mentre prendevo un po' di sole, ho tirato giù qualche linea. E questo è il disegno che andremo a fare oggi. Come vedete è molto semplice e sintetico. Questo è un altro schizzo che faccio, avete già visto forse già qualcosa. Bene, dicevo, questo è un disegno che faremo, il disegno che faremo oggi. È una figura su una spiaggia, due barche, un po' di mare, di cielo. Molto molto rapido, molto semplice, però giusto per riprendere un po' la mano a certe atmosfere. È un disegno naturalmente estivo, che non ci crea particolari problemi. Anche la figura è essenziale, non sarà dettagliata, proprio nello spirito dell'immediatezza. Ora, questo disegno l'ho riportato non fedelmente su questa tavoletta di medio density, è una tavoletta da un 3 mm, colore rosato perché si presta bene anche nell'immagine che andremo a fare. Quindi lo faremo con colori acrilici, quindi possiamo cominciare. Adesso ci dedichiamo al cielo. Come vedete, ho messo sulla tavolozza un po' di colori, bianco, blu ceruleo, un po' di blu di Prussia. Poi i colori naturalmente ve li gestite come meglio volete. Ok, un pochino di acqua, andiamo a fare il nostro impasto e possiamo andare in maniera sintetica inizialmente, giusto per dare, come dico spesso, una parvenza di generalità al nostro dipinto. Pennello è un sintetico abbastanza vecchio, brutto e con la setola molto indurita, molto sciupata, diciamo così, però è buono per questo genere di lavoro perché lascia appunto un segno un po' graffiato, un po' particolare, che potrebbe essere simpatico, potrebbe essere appunto apprezzato in maniera più evidente rispetto a un disegno, una pennellata pulita, piatta, diciamo così, normale. Io preferisco sempre, sempre, non sempre, insomma, generalizzando, ecco, un pennello un po' più grezzo, che lascia delle tracce un po' strappate, un po' anomale, a uno bello pulitino, piatto, ma dipende sempre dal disegno, dal dipinto che facciamo, quindi non si può generalizzare, eh. Voi decidete un po' in proprio, diciamo. Dipende dal carattere che volete dare al vostro dipinto. Se è un carattere leccatino, diciamo un po', come posso dire, elementare, allora andate a cercare le cose molto più delicate, molto più precisine. Ma insomma, ecco, dipende appunto dall'impostazione che volete dare al vostro dipinto. Non sempre le cose precise, attente, ordinate sono delle cose buone, ecco. In genere cose troppo delicate, troppo attente, troppo precisine hanno, diciamo così, la caratteristica del fanciullesco, del naif, del poco artistico, come posso dire, un po' del principiante, ecco. In genere il principiante ha una sola paura, che possa essere giudicato un principiante,
per cui cerca di fare, che posso dire io, un dipinto fatto bene, no? Perché ha paura che qualcuno possa giudicare il suo dipinto fatto male, perché guarda, ha fatto la casa storta, ha fatto l'albero che pende, ha fatto la fogliolina che sembra un foglio di giornale invece che un... Ecco, insomma, tutti difetti che in genere non sono difetti se sono fatti volontariamente, se sono cercati, sono ricercati addirittura. Allora cosa fa il dilettante? Cerca di farla bene, no? Allora si mette lì col pennellino e fa la fogliolina, fa l'ombra giusta, cerca di fare l'ombra giusta, cerca di fare la venatura giusta, cerca di fare tutte le cosine a modino, come si dice, in modo che qualcuno non gli possa dire, guarda, hai sbagliato, vedi, hai fatto una cosa che non... No, allora, diciamo, io ce l'ho messe tutte le cose, quelle ci devono essere, ci sono, pensando che più particolare ci si mette, più cose si riescono a posizionare sulla stessa tela, più si è bello, no? In genere si potrebbe dire che il sistema funziona proprio alla rovescia. La cosa difficile non è tanto fare un quadro, ma riuscire a farci di quel quadro, di quell'immagine, la sintesi. Perché chiunque, se si mette lì, gli dai tempo, gli dai i mezzi, si mette lì e ti rifà la Gioconda, ci metterà 2 anni. 10 anni, ma te la rifà uguale. Rifai un quadro come questo, che sicuramente non è una Gioconda, probabilmente non gli riuscirà. Ma non perché è fatto bene, perché è unico, perché la questa pennellata qui che sto dando è quasi ripetibile con queste sfumature, con questi strappi, difficilissimo da replicare. Per cui quando si dice che è più facile fare un quadro a Tiziano, che è un quadro che ti posso dire alla Van Gogh, non è una cosa detta tanto per dire. È proprio perché alcune pennellate, alcune cose sono irripetibili. Per il semplice fatto che è una botta di colore buttata lì. Se viene bene, se non viene, si rifà, però è quella. Invece un dipinto molto lavorato, molto... Alla fine fai, 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 poi vieni, insomma. Insomma, adesso al solito non prendete sempre tutta la lettera, però ecco, funziona anche così. Ora, come detto tante volte, la parte che è sull'orizzonte in genere è molto più chiara. Non sempre così, però qui c'è un pelo che dà fastidio. Non sempre così, dicevo, non sempre, a volte c'è il rischio che sull'orizzonte ci sia la parte più scura, dovuta ad altri fattori, ma insomma, noi lavoriamo per cose, diciamo, normali. Poi se vogliamo fare l'eccezione, ne facciamo. Insomma, ecco, questo è un momento di pura normalità, quindi... Quella che sto usando per diluire un pochino è acqua, acqua semplicissima di fonte. È acqua del sindaco, come dicono. Ecco. Vale. Ci vuole altro po' di bianco. Allora, prendiamo sta palettina qui. Questo bianco sta per finire. Questo qui è vecchissimo, questo qui ce l'ho da, vediamo se riesco a ricordare, perché feci un lavoro tanto tempo fa, quindi tanto tempo fa, che risale a però mazza, mi passa il tempo, una decina d'anni fa, quindi è durata anche troppo, sta un po' seccando, no? Insomma, quindi c'è qualche parte un po' indurita.
Vabbè, come vedete stiamo andando avanti, io chiacchiero, giusto per non stare zitto, se no. E vi dico qualche consiglio ogni tanto. Ora, domani che sarà venerdì, vado all'isola d'Elba. Vado all'isola d'Elba per un giorno solo, vado a trovare degli amici e è un po' che non ci andavo, mi porterò la macchina fotografica, voglio fare un po' di fotografie se ce la faccio, un po' di personaggi sulla spiaggia. Da lontano mi porto lo zoom in modo che non disturbo con la mia presenza i bagnanti e vedrò di fare qualche cosa. Così, un po' da di soppiatto, niente di stravagante, andiamoci, roba molto 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 legale, ma mi piace più che altro per l'atteggiamento che ha la gente quando è libera, tranquilla, no? Sotto l'ombrellone, casomai, ecco, in quel caso lì, allora mi prende la voglia di riprendere, adesso, questo gioco di parola. La voglia di ritrarli, dai, diciamo, in maniera così libera. E quindi poi se ci riesco ne farò un piccolo quadretto, un disegno, non lo so, adesso poi vediamo se riesco a farci, sta che poi la giornata di domani si orienta tutta in un'altra direzione e rimane nel cassetto anche questa idea. Ecco. Però l'idea è quella lì, di portarsi la macchina e fare qualche cosellina di così di diverso. Ora qui voglio portare un pochino più di chiaro. Qui queste tracce rosate li lascio, non è che le andrò a coprire. Ora schiarisco un pochino qui la base perché è un po' troppo scura. La voglio fare un pochino più chiara. Allora, un altro po' di bianco, chiudo il barattolo. Vabbè. Pizzico di acqua e andiamo a fare un po' di chiaro qui sotto. Non vi preoccupate se andate un po' a ricoprire, diciamo, alcune parti del disegno, è così essenziale e basico che si ripiglia con facilità, ecco. Ci vado sopra quasi apposta in modo che questa, ecco, questa colorazione non venga smezzata da spezzata, come dire. Siamo. Ecco. E come ho detto già altre volte, non ricordo adesso in quale occasione, avevo detto che a volte nei quadri si vedono le interruzioni, che so, perché c'è un albero, una casa, e la pennellata arriva lì e fa la curva. Ecco, una cosa che non è che mi piace tantissimo, però insomma, capita, si è vista anche in quadri famosi, per cui non è un difetto grandissimo, però se si può evitare, secondo me non è una cosa proprio da disprezzare. Beh. Ok, siccome il bianco è uno di quei colori che va per la maggiore, come si dice, allora ne compro tanto, a volte ne compro, come mi capita l'occasione, ne prendo anche 3-4 kg, poi prendo lo travaso perché insomma naturalmente non si può certo lavorare con
4-5 litri di vernice sopra tavola. Qui facciamo un po' di... Ecco fatto. Anche qui al solito, poi lo... Se è il caso lo riprendiamo. Ho preso la matita acquarellabile. Non che sia indispensabile, però. Ecco. Andiamo giù, riprendiamo il disegno. Va, 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 va. Ecco. La chiglia. Lo scafo, ma detto, no, non è che stiamo rifacendo una barca vera, giusto una barca così, virtuale. Ok, a posto. Ok, allora, possiamo già cominciare a fare il nostro lavoretto. Ecco. Ora in questo caso facciamo venire la luce da questa parte, ok? Quindi luce viene qui. Quindi luce, e questa parte sarà in ombra, però facciamo una luce non troppo laterale, quindi diciamo che ci possiamo accontentare di una luce normale, non voglio dire a mezzogiorno, ma insomma, perché ho detto tante volte, la luce a mezzogiorno non è mai bellissima, dà sempre un appiattimento del tutto, mentre le luci un po' più radenti movimentano il nostro lavoro. Ora qui facciamo un po' più movimentato, poi piano piano andiamo a... Mi era presa quasi la voglia di usare la spatola, di fare questo pezzo a spatola, poi ho detto no, dai, facciamo una cosa normale, che chiunque poi voglia mettersi la può rifare. Più o meno, lo so che poi ognuno ci vuole mettere del proprio, giustamente, però se fate diciamo così, un esercizio, potreste anche rifarlo più o meno come è stato pensato. Non perché questo è la cosa migliore sia possibile, ecco, portiamolo un po' più verso, ecco, così si può vedere meglio. Dicevo, di solito un tutorial si fa per renderlo poi un po' semplice come esercizio, in modo che si possa replicare abbastanza facilmente, quindi divertirsi a fare alcune cose senza pensare troppo, ecco, perché il tutorial, per quanto semplice, vi dà sempre una mano, in quanto alcune soluzioni sono già state trovate e non resta che approfittare di questa opportunità, appunto quella di seguire un tracciato già più o meno indicato, no? Pennellate e macchie ci servono per
cominciare a poterci poi lavorare sopra. Quindi non è detto che la prima pennellata che mettete è quella che rimarrà, quindi è una specie di tessitura, una trama che ci serve. Qui c'è un pezzo di grumo, quindi è un qualche cosa che ci serve come appoggio per il resto. Ora andiamo a riprendere la figura per non perderla. Ora, nel disegno iniziale avevo previsto anche una tenda, diciamo così, un lenzuolo, un qualche cosa dove la signora qui è appoggiata, però intanto lo facciamo tutto spiaggia e poi decidiamo se vede che questo colore comincia ad essere vecchio. Lascia diversi grumi, ecco, chi c'è che chiama. Allora, ieri sono andato in mattinata a fare il biglietto per andare a Pisa. Di solito in questi tempi è sempre stato un dramma andare al porto e riuscire a fare i biglietti in tempo in tempi umani. Ieri non c'era nessuno. Ho fatto il biglietto e 5 minuti, ma più che altro per trovare diciamo, lo sportello giusto. Non c'era nessuno, una cosa impressionante. Quando si diceva si va all'Ebano, io non ci vedo, cioè era una cosa che ti faceva passare la voglia soltanto il pensiero. Ieri è stata, da una parte dico, meno male, se una volta tanto nella vita si riesce ad andare sulla nave senza fare la fila a chilometri. Da una parte, cioè, tristezza proprio, e la miseria, di solito era una festa, gente, motorini, moto, macchine, camper. Ieri il vuoto assoluto. Non è un bel sintomo, cioè, voglia dire buone vacanze e buoni tutti. Non lo so, speriamo che sia una mia impressione, sia stato un momento di pausa, la gente a prendersi il caffè, va, diciamo così. Però non ho visto grandi movimenti, ecco. Sono andato all'ospedale per fare alcune cose mie, una visita che dovevo fare già mesi e mesi fa. Poi c'è stato un problema, più o meno ne sapete qualcosa anche voi, e quindi è stata rimandata fino a che, insomma, hanno riaperto più o meno le cose alla normalità, si fa per dire. Insomma, sono andato all'ospedale per farla breve, se no finisco prima il quadro del discorso. Sono andato all'ospedale, fila di una decina di persone fuori. Io chiesto chi è l'ultimo, come mai, dove, e bisogna aspettare qui. Ci chiamano, ma ci chiamano per andare dove? Vabbè, ci chiamano, vabbè, aspettiamo qualche minuto, poi nessuno si presentava, sicché timidamente, sfidando un po' anche la gente che era lì, che ti guarda male, no? Che ti pensano che vuoi passare avanti, quindi vedi un po' di fibrillazione da parte di qualcuno, ti fa finta di nulla, dice, scusi, io dovrei andare su a fare questo, ti fermo lì, dove va? Devo andare su all'ospedale a far visita. Come
Come si chiama? E dico, sono Tizio e Caio, guarda su un foglio. Non c'è il suo nome. Guardi, la visita era stata prenotata già mesi fa, poi mi hanno telefonato per la conferma. Qui non c'è niente. Guardi, io c'ho l'impegnativo, sono tutte queste belle storie. Insomma, un momento. Aspetti lì, torno fuori, vada fuori, aspetti fuori, aspettiamo fuori. 5 minuti, 10 minuti, porca miseria, io c'ho l'appuntamento, io un po' salta l'appuntamento. Sicché, insomma, mi rifaccio coraggio, scusi, ma io ho un appuntamento su per questa cosa. Un momento, vuol dire un fiorino, e poi la miseria, insomma, vabbè, dai. Dove devo andare? Sicché, nel frattempo è arrivata un'altra infermiera, io gli spiego un'altra volta la storia. Ah, qui però lei non c'è, sì, e gli rispiego la storia. Si pulisca, mi dia le mani. Gli do le mani, si pulisca le mani, pulisco le mani. Temperatura, si levi il cappello. Mi levo il cappello. A posto, sì. Posso andare? No, deve andare lì e dare il suo nome, sì. Ah, sicché vado avanti, nel frattempo c'è un'altra persona, due vigili, due guardie giurate che guardavano, tutti mascherati, mi guardavano un po' strano. Se stessi per fare una rapina, non so, boh, mi guardavo un po' così, sospettosi, pronti forse a placcarmi, non lo so. Comunque, mi rilavo le mani, un'altra volta, ancora un po' meno, le mani non sono più buone. Comunque, vabbè, alla fine riesco a passare, vado su, l'ascensore ne funziona uno solo, che l'altro è bloccato. Dentro l'ascensore ci sono due strisce invalicabili, per cui non si può stare al di qua della striscia. Ero da solo, quindi mi sono tenuto in mezzo, dico così. Sono arrivato al piano, le parti vuote, almeno c'era nessuno, c'era soltanto uno, no, per la verità c'era uno su una carrozzina e stava aspettando una visita, non so di cosa, insomma. Vabbè, problemi suoi. Mi metto seduto davanti insomma, all'ambulatorio. E fortunatamente arriva il dottore, insomma, siamo in buoni rapporti perché ci vediamo spesso purtroppo e sempre in queste circostanze. Vabbè, comunque sì, ah, sabe, come va? Come va? Entro, c'è l'infermiera, si lavi le mani, guarda, io adesso si lavi le mani, mi dà lo schizzettino di un'altra volta, io guardi, le mani si sono saponificate, mi sembra non lo so cosa devo fare ancora. Lo so, ma chi lo dice qui e là, insomma, vabbè, mi ridà una spruzzata di antisettico, come si dice, di questa schifezza sulle mani. E fa la visita, eccetera, eccetera. Tutto a posto, ci rivediamo fra 6 mesi. Vabbè, speriamo bene. E me ne sono riandato. Nel frattempo vado giù e ci sono 30-40 persone che dovevano entrare, tutti in fila, tutti un po' agitati, incavolati. Non si possono fare assembramenti, naturalmente, però la gente era fuori, che giustamente incavolata, diceva, ma possibile qui, possibile là. Non si può stare dentro tutti insieme, però fuori sì. Non c'è un posto dove stare, non c'è una panchina, non c'è un tubo niente, c'è gente che affaticata, gente disperata perché siamo d'estate, 40 gradi quella miseria, sicché erano tutti sudati, imbestialiti, insomma, questa è la nostra realtà quotidiana. Vabbè, adesso facciamo un po' di spiaggettina qui, vediamo un pochino di, ecco. Per cominciare, prima che me ne scordi, allora diamogli una leggera, ecco, così intanto asciuga anche poi in caso di ripensamenti vari, di modifiche, abbiamo già un qualche cosa che ci dà una base, una certa base. Ho detto, no, non è un quadro realtà questo, per cui non fa. Allora, facciamo il costume di questa signora, questa ragazza, questa donna, rossa.
rosso. Ma siccome non ce la fa coprire con la mano sola, noi gli diamo prima una bottarella di colore, così intanto fa un po' di base. Ora questo disegno di questa donna qui, non ricordo, ma mi pare che, non mi ricordo bene perché sai, io faccio 3.000 disegni al giorno, il giorno no, ma insomma ne faccio tanti veramente, per cui non ricordo dove cavolo l'ho messo, forse l'ho pubblicato, forse su Instagram, non mi ricordo più, vabbè comunque sia. O Instagram o Pinterest, lo dovreste ritrovare questo disegno. È un disegno, niente di più, quindi, però ho fatto un pochino più preciso, un po' più dettagliato. Da quel disegno ho tratto questa immagine qui, quindi l'ho preso e riportato su questa tavoletta. Si vede che sì, no? Vabbè, allora, tavolozza è questa qui, niente di, vediamo un po' di colori, se no, ecco, ma insomma, tanto i colori sono questi qui, sono, perché in genere con l'acrilico non è che si impastano tantissimi colori come si fa con l'olio, eh. Di solito l'olio è più, diciamo, impastato, è più piastricciato, è più... Invece con l'acrilico si tende a usare colori più puri. Ora si aspetta che asciughi un pochino e poi gli diamo. Abbiamo detto bianco, quindi col bianco, siccome se vi ricordate prima, bianco, sembra grigio, se vi ricordate prima avevo fatto il disegno con una matita, acquarellabile. Perché? Perché in modo che quando ci passo col colore leggermente inumidito mi fa come un bordino, e questo è un sistema che può essere sfruttato quando fate anche altri tipi di lavori, in quanto passandoci con il colore inumidito vi lascia un bordo, quindi fa una specie di cloisonnismo. Ed è una tecnica interessante perché, guardate, se voi fate un tratto, deve essere acquarellabile, però la stessa cosa può essere fatta naturalmente con pastelli, diciamo così, a cera, se usate l'olio. Quindi se usate l'olio potete tranquillamente fare la stessa cosa. Poi eventualmente qualche volta faremo degli esercizi con questa tecnica, però un po' più avanzata, non così basilare come adesso. Vedete? Naturalmente si scioglie e vi fa la vostra ombreggiatura. Ecco, qui.
caldo, boh, c'ho il ventilatore acceso, se sentite questo ronzio è perché c'ho il ventilatore qui accanto che i colori si asciugano in 5 secondi, sicché non sempre si riesce a fare il lavoro che si vorrebbe perché asciuga immediatamente. Ok, vediamo un po' se così si riesce. Anche qui facciamo all'inizio un riempimento. Questo bianco, vedo che lo uso poco, via. Ormai ho cominciato con questo bianco, ma lascia troppi grumi. Arricchiare e vecchiare, ragazzi, ci può da fare. Ecco, male. Asciuga in un attimo, lascia subito la crosta. Non so quanti gradi ci sono qua dentro, ma il problema è che se vado fuori dove sarebbe più fresco c'è sempre il rumore di grilli, macchine, gente che passa, biciclette, sicché alla fine mi tocca lavorare lo stesso dentro lo studio, però con qualche problemino extra. Vabbè, ci arrangiamo, eh. E come dicevo prima, e poi mi sa che il discorso l'ho troncato, non riesco a trovare la soluzione buona per dipingere al cavalletto, con la telecamera naturalmente. Cavalletti ce n'ho a iosa, perché quando si facevano le lezioni di pittura, quando ci sarà, facevano corsi, ecco. Corsi di pittura, cavalletti ne avevamo sempre tantissimi e ce n'ho ancora tanti, per cui i cavalletti non sono un problema, ce l'ho di tutte le misure. Poi tra l'altro c'era qualcuno personalizzato che ho fatto da me e quindi me lo sono fatto a mia misura con le mie come posso dire, fisime di pittore. Perché anche lì bisogna essere poi, ognuno ha la sua tecnica, eh? Non è che quello che va bene a te va bene a me. Io sono abbastanza ruspante, nel senso che mi va bene tutto, però per alcune cose sono abbastanza pignolo. Pignolo è una parola strana, no? Pignolo no, volevo dire esigente, boh, non lo so come si può dire. Però insomma ecco, ho bisogno delle mie piccole cose, se no non mi trovo. L'ambiente non mi dà particolari problemi. Il rumore, la confusione non me ne può fregare di meno, più c'è casino meglio è. Però anche la musica, in genere non l'ascolto nemmeno la musica, ma non perché non mi piace, anzi, mi piace anche ogni tanto prendere la chitarra, fare qualche accordo, anzi, proprio a proposito di accordi, ho ritirato fuori la vecchia chitarra elettrica che sta lì da anni, mi mancava anche una corda, poi ho messo anche quella,
il miccantino, quella si rompe sempre, la più fine di tutte. E ho ritirato fuori l'amplificatore, sicché fischiava come un treno in corsa, sicché ho tutto ripulito, gli ho dato un po' di spray, un po' di no, staminici, no, antistatici, qualche cosa del genere. E quindi ora rifunziona abbastanza bene. È un Marshall PC 2000 piccini, tanti tanti, ma tanti anni fa, quando si suonava, chi è che non ha avuto un gruppo musicale da ragazzi? E anche noi da ragazzi ci doveva il gruppo musicale. Io ero il più scarso di tutti, e sono rimasto il più scarso di tutti, ma onestamente non sono mai stato un grande virtuoso di nessun genere di strumenti. Mi piace, però ho dedicato veramente sempre poco tempo. E c'è un vecchio Montarbo 200 watt a valvole, una bestia alta 2 metri, e che soltanto per portarlo in giro ci voleva un camion. Pensava quanto, boh, esagerato. Oggi le stesse potenze con 10.000 effetti, con tutte le possibilità di questo mondo, peserà un centesimo di quello lì, prendendo un decimo di posto meno. E però il valvolone, mamma mia com'era bello. Poi quelli erano i suoni, per cui oggi come oggi forse non so nemmeno se piacerebbero ancora, perché uno poi si abitua a certe cose, per cui ecco. Non sembra, ma come metto il colore, bah, non ci si fa più a stenderlo, perché è talmente caldo che veramente è difficoltoso. Ora faccio questo, poi casomai il prossimo lo facciamo a olio, perché se no non si riesce a lavorare, perché viene la crosta alta 1 metro. Allora lo giro, perché se no non riesco a fare bene queste parti qui. Ecco. Passi una volta, la seconda, pa, è già secco. A volte fa comodo, ma a volte è grandissima. Sì. Giriamolo. Giusto un pochino per fare un pochino di ombra. Ecco, un po' di ombra qui. E un po' di ombra qui e un po' di ombra qui sotto. Ok, allora vediamo se ci si fa prima che asciughi tutto. Non si vede niente. Allora, che c'è Frida? Bisogna di qualcosa? Si fa un po' di ombreggiatura sulla spiaggia. Ho rifatto il cappello, perché nel disegno piano piano l'avevo perso, e quindi siamo andati a riprenderlo un pochino. I colori sono sempre gli stessi, non è che abbiamo fatto grandi variazioni di colori o tonalità, insomma. Ora, man mano che asciuga, si vede se c'è da.
ritoccare, da movimentare un po' la zona, ma tutto sommato è abbastanza lineare. Vediamo di fare anche il cappello. Troppo colore. E qui lo stesso, gli andiamo a fare un po' di pelo esagerato.
cambiare facciamogli i capelli blu, eh? Dai, giusto un pochino di stravaganza, che poi non è nemmeno poi una gran stravaganza, ma una quasi una necessità. Ecco, ho preso un po' di blu e andiamo a fare un po' di capelli. Che blu è? Blu di Prussia. Ecco, così se qualcuno avesse intenzione di rifare, sa che colore è. Poi casomai dopo vi dico tutti i colori che ho usato, ecco, nome e cognome, così. Andiamo un po' di bianco e andiamo a fare il classico. Devo girare il là dipinto, se no non riesco a... Bene, il dipinto praticamente è finito, ora poi lo metterò in verticale, vedrò se c'è qualche cosa da riguardare, da rivedere, però questo era più o meno il risultato che avevo in mente. Come vedete c'è questa figura quasi metafisica su questo sfondo abbastanza uniforme, per cui non ci sono grandi contrasti, è tutto abbastanza tonale. Vi voglio ricordare i colori che ho usato, a volte potrebbe essere di aiuto, c'è questo arancio, vedete voi più o meno la tonalità, è un arancio, c'è scritto arancio, niente di più. C'è un blu cobalto, questo cian, rosso vermiglione e una puntina di blu di Prussia che ho fatto i capelli e questa linea sull'orizzonte. Niente di più. Per cui i colori sono veramente al mio e il bianco naturalmente. E alla prossima. Ciao!